che bisogna smontare. Cioè, il settore esposto alla concorrenza italiana e internazionale dell'Italia è andato male, secondo me per una serie di motivi, tra cui la scelta di fare una politica economica destinata alla domanda interna, proteggendo alcuni settori, non liberalizzando, e questa politica è fallita. Questo è un punto, secondo me, di stimolo, di provocazione rispetto a un impianto che, insomma, io ritengo molto condivisibile in termini di strategia, cioè di ridurre la spesa e di cercare di trasferire minor spesa e minor tasse, per cercare di rilanciare però la competitività del paese, cioè indirizzare il taglio delle tasse verso i settori più competitivi, non a pioggia. Da questo punto di vista io ritengo più, cioè preferibile destinare la riduzione delle tasse all'IRAP o insomma, comunque per incoraggiare l'export, non solo la domanda interna, cioè per aiutare le imprese che ce la fanno, le imprese che sono più competitive, perché la dinamica della domanda viene dall'esterno, non viene dall'interno. Ed è su quel punto lì che l'Italia è stata forse meno efficace. Sulle previsioni. E questo modello, naturalmente tutti i modelli poi hanno i loro limiti. Il problema che io vedo è che noi abbiamo sovrastimato la crescita sistematicamente negli ultimi anni in Italia. Tutte le previsioni si sono rivelate troppo ottimistiche, ma da vari anni. E allora io mi domando, non c'è questo rischio di nuovo di sovrastimare la crescita, ma già dal 2014? E poi il 2015, cioè le previsioni non solo di questo modello, ma insomma anche del governo, ipotizzano un ritorno alla crescita dell'1% che mai abbiamo visto in passato. Allora, se noi guardiamo, mai abbiamo visto negli ultimi 15 anni, dico, la media è stata 0,7, credo. Dunque, ipotizzare che noi torniamo a un tasso di crescita dell'1% mi sembra relativamente ottimistico, anche perché in questi anni l'Italia ha perso competitività. Il gap rispetto al resto del mondo è aumentato. Dunque, pensare di tornare a un tasso di crescita rischia di essere ottimistico. Questo è un punto di domanda. Sulle riforme, lì avete detto che bisogna fare le riforme compiti a casa, però non c'è molto dettaglio su che cosa e quali sono le riforme più efficaci per far crescere il potenziale. Secondo me, quello sarebbe forse uno spunto interessante da esaminare. Veniamo all'elemento forse più dibattuto, l'euro, la strategia di portare l'euro a 1. Innanzitutto, come è ammesso, questo porterebbe all'inflazione, almeno nello scenario senza elevato, e dunque poi difficilmente compatibile con una politica che mira a stabilizzare l'inflazione, e quello non penso si possa modificare. Poi non so che tassi di interesse ci sono impliciti nel modello, ma se l'inflazione riparte i tassi devono salire e dunque un impatto recessivo poi c'è. Poi perché l'euro non va giù? Questo devo dire, cioè, anch'io vorrei che l'euro scendesse e vorrei che la politica monetaria fosse più accomodante, più espansiva. Però la cosa che noto è che ogni volta che la Banca Centrale Europea prende una misura a favore dell'area euro, anche espansiva, dopo un po' l'euro riprende a salire. E secondo me qui c'è un tema interessante che ho cercato anche di sviluppare in altre sedi, che in realtà l'euro è diventato una moneta di riserva in una situazione in cui gli investitori internazionali non vogliono più essere solo in dollari, hanno avuto paura per un periodo di stare nell'area euro perché l'area euro aveva questo rischio intrinseco, rischio di frattura, ma usciti da questo rischio, soprattutto dopo l'annuncio di Draghi nel 2012, investitori internazionali vogliono tornare sull'euro, non vogliono rimanere solo in dollari, perché sanno che quella politica che sta conducendo la Fed è una politica rischiosa, investire in titoli di Stato al 2% sanno che prima o poi avranno. E dunque qualsiasi spiraglio che viene dalla zona euro, anche sotto forma di politica monetaria espansiva, riprendono a investire in euro.
essere un paese in surplus della bilancia di pagamenti, che è anche un paese di riserva, crea un dilemma fortissimo. Come dovrebbe fare la Banca Centrale a contrastare questo? Dovrebbe fare una politica ancora più espansiva. E come fa a fare una politica più espansiva? Dovrebbe forse acquistare titoli di Stato. Ma non c'è un titolo di Stato europeo, dovrebbe comprare dei titoli, un aggregato di titoli privati. I titoli privati non ci sono in Europa. Non è facilissimo, ecco, mettermi nei panni di chi sta a Francoforte oggi e contrastare questa domanda di euro che viene dal resto del mondo non è facile. Dovremmo mettere forse dei controlli di capitale per impedire, però insomma, se vogliamo partecipare in un. È abbastanza complesso, per cui non è, anch'io vorrei un euro che è un po' più debole. Forse quando la Fed uscirà dalla politica di quantitative easing aiuterà un po', però non è un vincolo, è un problema che non si risolve facilmente. Questo volevo dire. Finisco con Maastricht 2. Perché anch'io sarei a favore di Maastricht 2, però Maastricht 2 cosa vuol dire? Vuol dire andare ai nostri partner europei e dire noi forse abbiamo bisogno di più gradualità, abbiamo bisogno di più spazio di manovra dal punto di vista fiscale, ma in cambio che cosa diamo? E secondo me questo. Avanzo corrente. No, l'avanzo corrente non basta, È molto più l'avanzo duro. corrente non basta. Ma è molto più duro. Perché l'avanzo corrente non basta se la dinamica del debito non Certo. scende. Allora, secondo me, io sostengo che noi dovremmo provare a fare quello che fece la Germania nel 2003, cosa di cui noi diciamo abbiamo sbagliato nell'accettare che la Germania facesse quello che ha fatto. Nel 2003 la Germania, Schröder disse, io sto cambiando il mio paese, ho fatto una serie di riforme che stanno cambiando il mio paese, lo stanno rendendo competitivo, ho bisogno di 2 anni in più. Se mi chiedete di ridurre il disavanzo di un altro punto e mezzo in un anno, mi scoppia tutto. Nel 2003 c'erano gli scioperi, tutti i lunedì c'erano gli scioperi in Germania, noi ce lo siamo dimenticati, ma insomma, era una situazione, 5 milioni di disoccupati, una situazione socialmente molto difficile. E Schröder, che poi perse le elezioni, però insomma, si presentò all'Europa dicendo io ho bisogno di tempo. E l'Italia, in quel momento lì aiutò insieme alla Francia e alla Germania dicendo va bene, ti diamo 2 anni di più. Per ripetere quell'esempio però bisogna essere credibili, cioè bisogna fare la stessa cosa, andare in Europa e dire noi ora stiamo facendo, dunque presume che già l'abbiamo iniziato a fare, tutta una serie di cose che cambiano la competitività del paese, dal punto di vista del mercato del lavoro, delle infrastrutture, la burocrazia, tutte le cose che qualsiasi imprenditore oggi evidenzia come ostacolo per la competitività del paese. Se noi facciamo questo primo passo, io sono abbastanza fiducioso che noi potremmo andare dai nostri partner europei e dirgli noi abbiamo bisogno di 2 anni in più, perché stiamo cambiando, stiamo rivoluzionando il paese. Però se non facciamo la prima parte, alla fine la seconda non la possiamo fare e l'unico punto, e non possiamo andare a dire dateci più spazio per fare Maastricht 2 perché non siamo credibili. Noi, in questo senso la strategia del Maastricht 2 se, in un modo o nell'altro Il richiede un Maastricht 2 è inizio. presupposto dei compiti a casa, se no è inutile che lo vai a dire. No, cioè io direi, i pompi da casa sono il presupposto per Se no lo una vai a Maastricht 2. dire. E questo però nel dibattito italiano si dimentica, dice sì, lo sappiamo che dobbiamo fare le riforme, però intanto andiamo a battere il pugno in Europa. Ma non si può battere il pugno in Europa se non si fa prima questo primo passo, poi magari lo si può anche negoziare, ma secondo me è fondamentale perché la credibilità, questo è una crisi, la crisi dell'Europa è una crisi di credibilità tra paesi, di fiducia tra paesi. Questa crisi economica chiaramente pone una serie di problemi e solamente dire andiamo a battere il pugno in Europa no, non basta, bisogna ricostruire. Quando andiamo a discutere con i nostri partner europei, inevitabilmente loro leggono i giornali e vedono quello che è successo e vedono che lo sforzo riformatore, per esempio, del governo Monti, dopo i primi mesi è finito. E la cosa paradossale che dicono è come mai è finito proprio dopo che la BCE fece l'annuncio che i tassi sono scesi e lo spread si sono ridotti? Allora voi con lo spread basso non fate nulla.
allora la BCE deve smettere di tenere gli spread bassi. Questa è la perversità del dibattito europeo. Noi dovremmo dire no, non è vero, gli spread bassi ci aiutano ora a creare le condizioni per fare quelle riforme. Cioè dobbiamo ribaltare la discussione per convincere i nostri partner che questi spazi di manovra li possiamo avere perché finalmente siamo diventati responsabili e anche con una situazione su dei mercati più favorevole, noi siamo in grado di ora di prendere quelle misure per cambiare la competitività del paese che, ripeto, secondo me, dal punto di vista della competitività esterna, i dati dell'export di beni e servizi dimostrano che sono il punto debole del nostro paese e lo dimostra anche il fatto che insomma, c'è una base produttiva che piano piano si sta anche in parte emigrando all'estero. Forse finisco qui così non riduco il tempo. Grazie. Per il professor Forte. Grazie molto Lorenzo. In realtà è il senso di quello che stavamo dicendo, è scritto anche nel rapporto, cioè il presupposto di quei compiti a casa, non ci sono le riforme strutturali, eccetera, è poi andare in Europa, perché la sequenza non può essere l'opposto, perché andare in Europa a chiedere o la deroga o i 2 anni o Maastricht 2 senza aver fatto a casa le cose scatta il circolo perverso che sappiamo. Francesco Forte, l'ho già detto, personalmente gli sono grato per aver accettato, proprio perché non solo è un maestro, ma è un maestro non solo per rapporti personali, ma per ciò che ha scritto tanti anni fa. Cioè, la base della scienza delle finanze italiana è dovuta in gran parte anche a lui, oltre agli esimi predecessori, da De Viti Di Marco a Griziotti, e tra l'altro una delle scuole era proprio a Pavia, per cui abbiamo il sindaco di Pavia che oggi casualmente, ma non a caso, parteciperà poi all'ultimo panel. Quindi grazie Francesco, prego. Bene, allora intanto ringrazio e devo dire che la presentazione, a parte dubbi che avrei riguardo alla ricostruzione del passato, perché io la faccio tutta in termini di rapporti col PIL, qui era in valori assoluti, e nel mio libro Economia italiana dal risorgimento d'oggi c'è una serie di dati che potrebbero essere utili. Ecco, vorrei dire che intanto esiste una serie di saggi, di cui alcuni editi Forte Magazzino, che dimostrano il rapporto tra crescita ottimale e spesa pubblica ottimale, dal quale si vede che per l'epoca contemporanea è circa il 38% del PIL. Questi sono fatti in modo, direi, econometricamente molto robusto. Ne abbiamo uno in corso sull'economia italiana utilizzando questo libro secolare, da cui si vede che una bassa spesa pubblica fa crescere il PIL, cioè è una curva ad U, che una alta spesa pubblica fa decrescere il PIL, e si torna esattamente a questi valori anche per l'Italia in termini secolari. Però esiste un altro saggio, Forte Magazzino, intitolato I Twin Deficit, in cui si vede che i paesi con deficit di bilancio hanno anche tendenzialmente un deficit di bilancia dei pagamenti, e questo ha a che fare molto con certi teoremi. Infine esiste un mio vecchio saggio, che probabilmente Basevi conosce, sulla questione quando c'è il cambio fisso, quale variabile debba essere flessibile al fine di risolvere il problema dell'equilibrio della bilancia dei pagamenti. Ora, poiché noi in Europa, come dice mio amico Huerta de Soto, abbiamo una sorta di sistema di cambio aureo tramite le regole europee sulla moneta, giuste o sbagliate che siano, noi viviamo il regime di cambio fisso, da cui consegue che il modo fondamentale per avere l'equilibrio della bilancia dei pagamenti
è quello di avere un elemento flessibile. L'elemento flessibile è il costo del lavoro, ma non nel senso keynesiano del costo medio del lavoro, ma nel senso della flessibilità del costo marginale del lavoro. Ora, se uno guarda le statistiche europee degli ultimi 10-15 anni, c'è un indicatore in cui l'Italia aveva, per la produttività del lavoro, sia per unità di prodotto che per retribuzione di lavoratori mensile, cioè lavoro mensile o unità di prodotto ora lavorata, una qualcosa come, rispetto alla media europea, 110-115, e adesso siamo a 101, cioè abbiamo perso lo sviluppo della produttività del lavoro rispetto agli altri paesi. E come dice Binis Maghi giustamente, in realtà nell'euro, quello che poi viene fuori anche dal teorema di Basevi, noi abbiamo usufruito della possibilità di fare un deficit di bilancio tramite il deficit della nostra bilancia ai pagamenti. Quindi si è creato uno squilibrio tipo Hayek, ossia il nostro PIL aveva troppa domanda interna e non abbastanza domanda estera, per cui la nostra crisi richiede un processo di aggiustamento in cui aumenta la domanda estera e si riduce la domanda interna, il che vuol dire che anche molti degli investimenti su cui noi piangiamo sono da buttare, purtroppo, perché questo è il teorema fondamentale. Se la struttura è sbagliata, si esce dalla crisi in un altro modo. Ci sono bellissimi saggi che io edito di Einaudi, intitolati Il mio piano non è quello di Keynes, per ricordare il cinquantenario a casa editrice Rubettino, e qui Einaudi questo spiega in polemica con Keynes, che si esce dalla crisi quando si risolvono i problemi strutturali. Non è il modello di Hayek, investimenti lunghi e brevi, in cui io credo ben poco, come Einaudi non credeva, perché c'erano per esempio all'epoca distorsioni del credito interne al sistema del credito e non necessariamente riguardanti il livello del tasso di interesse, quindi la teoria di Hayek. Però il nucleo della teoria di Hayek è che ci può essere un processo di espansione sbagliato strutturalmente, e quindi quello che l'Italia ha da fare è, per riprendere il cammino della crescita, spezzare il vincolo del cambio in questo modo e fare una politica poi nella quale i settori importanti dello sviluppo sono, come dire, i settori trainati dalla domanda estera. E se possiamo aggiungere, in relazione al problema degli investimenti, io qui ho un dissenso, perché da sempre, e dall'epoca in cui Samus scrisse contro di me un saggio di insulti, perché io sostenevo che la spesa pubblica può essere tutta privatizzata e quindi che il suo modello è sbagliato perché non dimostra che ci sono dei beni pubblici ma solo dei trasferimenti pubblici, e quindi cioè, si possono fare le carceri private, si possono fare le strade private e dare in affitto. Allora, gli investimenti pubblici si possono fare col sistema in cui un quarto, meno di un quarto, anche dell'investimento è della mano pubblica e tutto il resto è dell'iniziativa privata. Quindi, mediante leve di questa natura, lo Stato può cercare di guidare un processo di investimento che tra l'altro si può anche attuare in gran parte, oltre che con le suggerimenti di Baldassarri, che sono ottimali, costringere le ferrovie dello Stato, le poste, eccetera, andare sul mercato a finanziare i propri investimenti, abolire molti degli investimenti delle imprese locali, e quindi in questo modo noi possiamo fare una politica di investimenti nelle infrastrutture che si finanzia largamente. Quindi la mia conclusione è
che sì, le previsioni di Baldassarri, io non conosco bene la struttura di questo modello, ma mi è parso di capire che tenga conto di parecchie variabili in modo intelligente, effettivamente è preoccupante lo schema che noi abbiamo di fronte, perché non abbiamo crescita della produttività, non abbiamo il riequilibrio della domanda finché non facciamo queste cose, e anche altre che consistono, oltre che per la Banca Mondiale mi sembra che uno dei parametri sia proprio quello del mercato del lavoro, sicuramente il settore delle regolamentazioni urbanistiche, ma in genere delle regolamentazioni, e poi mettere sul mercato tutta quella mano morta di imprese pubbliche che adesso o sono in disavanzo e quindi dovrebbero chiudere o si possono finanziare sul mercato, e sono tra cui appunto abbiamo l'ANAS, le Poste e le Ferrovie, e poi ce ne sono molte degli enti locali che possono... 7.700 degli enti locali. Appunto, e quindi questa è la mia conclusione, e il problema che Baldassarri ha mostrato è reale, e io mi permetto solo di aggiungere che c'è il problema della liberalizzazione del mercato del lavoro e dell'adozione di sistemi privatistici nelle gestioni pubbliche, e un po' di regolamenti, di deregolamentazioni, perché anche qui vale il principio della curva U, cioè alcune regolamentazioni sono essenziali e necessarie, esempio nel settore del credito, e altre invece sono effettivamente superflue, eccessive e dannose. Ecco, io ho terminato il mio intervento. Grazie, grazie molto Francesco, grazie. Nel 72 ho lasciato Torino per andare all'MIT, e quando incontrai Paul Samuelson tra gli altri, indicai come mio referente Franco Reviglio, perché mi ero laureato con lui e Samuelson non lo conosceva bene. Allora aggiunsi Francesco Forte, posso testimoniare che si sono scambiati insulti scientifici, non personali, probabilmente era troppo polemico per qualche anno. Nel mio piccolo sono un po' la sintesi di queste due sponde, cerco appunto di tenere in equilibrio queste due sponde. Secondo panel, chiedo ad Alessandro di venire a guidarlo, Passera, Roma e Roberto Mazzotta, facciamo il cambio di testimone. Questo? Ci sono arrivato. Allora, sarò molto breve, anche se devo dire che questa parte del dibattito è stata interessantissima fino adesso, e più che di stringente attualità, di bruciante attualità, perché abbiamo l'Italia dei forconi che ci preme addosso e ci preme un po' sul cuore, no? C'è un disagio di fondo che devo dire tutti e tre i relatori qui hanno intercettato prima, essendo dei grandi conoscitori del nostro paese. E allora parto proprio da Giuseppe Roma, perché voi, come ricordava Baldassarri, in questo quadro non ottimistico, diciamo così, che ha fatto il professore, per cui io lo sintetizzo così giornalisticamente, questa crescita dello 0,1
non basta. La domanda di fondo che oggi è drammatica, leggendo i giornali o vedendo le nostre televisioni, è: regge la società italiana a questo lento 0-1? Oppure davvero ci sono segnali preoccupanti? Voi, come Censis, avete detto gli italiani sono sciapi e infelici e soprattutto hanno perso la speranza nel futuro. Avete detto anche qualcosa sulla mancanza di coesione sociale. Oggi De Rita dice Repubblica, in questo doppio paginone che fa Griseri come analisi dei forconi, cercando di capire, no, di comprendere come è formata questa protesta sociale che esplode in queste ore, ci sono tante cose dentro, no, in questa mappa. Però De Rita dice una cosa che c'era già nel vostro, e allora la uso come introduzione e poi mi taccio. Dice: è un altro segno del fatto che questa crisi, dal 2008 almeno in modo evidente, ha distrutto il ceto medio. Cioè è andata a limare la grande forza sociale della struttura economica del paese. Sì, sì, no, benissimo. Io volevo, per non fare un salto troppo violento con i discorsi macroeconomici, certo, molto interessanti che sono state fatte, vorrei rispondere a questa sua domanda con un filo del discorso che parte un po' dalle conseguenze dell'impatto sociale che ha avuto la crisi, perché questa scomposizione del ceto medio, questo attacco in vari modi alla stabilità, diciamo, sociale, che oggi si vorrebbe rimettere con dei provvedimenti molto complicati, secondo me, perché non vanno a toccare la problematica, diciamo, strutturale di questo paese. Noi siamo un paese che negli anni della crisi ha perso 118 miliardi di PIL. Noi il modello di Mario parla di disoccupazione, ma ha perso 1.100.000 occupati, con due botte poi anche molto, mentre il PIL è diminuito soprattutto negli ultimi 24 trimestri e poi nell'anno dall'ottobre del 2008, l'occupazione ha avuto un andamento abbastanza simile, ha perso 500.000 fra 2008 e 2009 e 500.000 fra 2012 e 2013. Quindi non è stato una lenta diminuzione. Non ci si può, con questi numeri, meravigliare se molti strati sociali, non solo i più marginali, ma per esempio il mondo delle piccolissime imprese, del lavoro autonomo, pensiamo agli autotrasportatori, insomma, no? Siano oggi veramente forse più sotto lo schiaffo della crisi che non quello che normalmente nei modelli macroeconomici può essere l'impatto sulla disoccupazione, cioè dei giovani o dei dipendenti, degli operai, chiudono le fabbriche, perché in effetti noi abbiamo un sistema di protezione anche di ceti più bassi del ceto medio, penso alla cassa integrazione, che in qualche modo ammortizzano. Però io vorrei ritornare al ragionamento fatto, perché se noi guardiamo quello che paga il cittadino e l'impresa e quello che riceve, guardando i dati di Mario 2012-2013, noi vediamo che i cittadini pagano più di quanto ricevono. Anche se di poco, l'avanzo primario è stato nel 2012 di 12 miliardi, nel 2013 sarà di 3 miliardi. Quindi io credo che, primo punto, è l'eccesso di pressione fiscale, ma anche il mancato scambio di questa pressione fiscale. Questo naturalmente, siccome poi quella spesa è una spesa mal impiegata, questo provoca fortissime inequità e diseguaglianze sociali di cui si parlava all'avvio. Questo mancato scambio effettivo poi si innesca su 20 anni di rapporto diseducativo fra cittadino e Stato, che ha portato effetti ancora più deleteri.
Negli ultimi 20 anni la spesa per la protezione sociale è aumentata del 126%. La spesa per infrastrutture è diminuita, per opere pubbliche, investimenti infrastrutturali è diminuita del 35%. Che cosa vuol dire? Che questo modo di utilizzare i soldi pubblici che vengono da imprese e cittadini è un modo che produce una specie di competizione da parte di vari gruppi sociali, di interessi corporativi, mondi di impresa o anche nell'opinione pubblica. Il punto è chi riesce a prendere i soldi pubblici. E io penso che tutta l'opposizione così forte che c'è appena c'è un'infrastruttura non è più una cosa che si riferisce all'ambiente, che si riferisce a valori di generica difesa del proprio territorio, ma io penso che ci sia una lotta per prendere le risorse pubbliche. Chiaro che la spesa della protezione sociale aumenta perché c'è la longevità, le pensioni eccetera, però io credo che uno dei primi effetti negativi di questo modo di gestire lo Stato e la spesa, e qui abbiamo visto benissimo nei suoi effetti macroeconomici, dal punto di vista sociale è che abbiamo una parte della società italiana, che io potrei anche quantificare, perché oggi noi abbiamo il 40% che sono soddisfatti e il 60% che sono insoddisfatti. Lasciamo i forconi, quelli che sono in strada, che sono sempre migliaia di persone. Però si è allargato. Nella crisi in Germania e in Gran Bretagna sono aumentati i soddisfatti, in Francia sono stabili, noi avevamo il 52%, adesso è sceso al 40% nei pochi anni della crisi. Quindi il primo punto su cui noi dobbiamo ragionare è che spendere tanto e spendere male non solo produce gli effetti sul PIL, la competitività, eccetera, eccetera, ma anche dal punto di vista sociale rende la parte sana del paese completamente insoddisfatta perché paga troppo e non riceve adeguatamente in cambio i servizi pubblici, e poi c'è un'altra parte del paese invece che difende interessi corporativi e produce un ulteriore effetto negativo. Mi riferisco alle cose che diceva Bidismachi, che io condivido molto, ci ho messo un paragrafo apposta, perché se noi non scomponiamo la nostra capacità competitiva, che valuto in termini di risposta alla domanda estera, quindi di esportazione, non la separiamo, noi vediamo che il 74% del nostro PIL è di servizi, la bilancia commerciale dei servizi, noi siamo l'unico grande paese europeo che ce l'ha negativa. Nel 2012 siamo sotto di 4 miliardi. Il Regno Unito sta sopra di 90 miliardi, la Germania di 24 miliardi, la Francia di 21 miliardi, persino la Spagna di 4 miliardi e mezzo. Io ho tolto il turismo, cioè non ci sono i pagamenti, diciamo, dei turisti nei vari paesi, stiamo parlando di servizi. E qui Forte, il professor Forte diceva giustamente il fatto che fra questi servizi noi abbiamo moltissimi servizi alle persone, ma sono tutti legati alla pubblica amministrazione e non abbiamo mercati di servizi interni, competitivi e internazionalizzati. Quindi, siccome parliamo di economia reale, uno dei principali problemi per cui il PIL è difficile da recuperare, io capisco quasi nulla di macroeconomia, ma nell'economia reale, che noi abbiamo 3/4 del nostro PIL, che è un PIL legato al mercato interno, quindi legato sostanzialmente a questa spesa pubblica che cresce, a privilegi, agli incentivi automatici. Poi d'altronde, se i nomi hanno un senso, incentivi a fondo perduto già sta nel nome, che sono perduti, no? Ora, cosa è successo? E ritorno al suo discorso sul ceto medio. Questo ceto medio, in qualche modo, non dico che ce l'ha fatto, perché dice abbiamo la gente in piazza, non ci impressioniamo della gente in piazza, che sappiamo in Italia è sempre a metà fra un disagio spontaneo e un'organizzazione, diciamo, che tende. In Italia piace il caos, no? Perché si va sui giornali, uno va con la Jaguar, che secondo me è una giaga di 20 anni fa, perché c'è una targa molto antica, no? Però
siamo, c'è anche il mondo dei media che se non ci fosse qualche forcone per volta non saprebbe che scrivere. Però il dato essenziale è che, e la tesi anche del nostro rapporto attuale, sebbene non abbiamo una prospettiva di riprenderci quei 118 miliardi, però a questo punto la difesa delle famiglie, quindi la difesa del ceto medio se vogliamo, ha portato a un arresto della discesa verso il basso, quindi io sarei moderatamente ottimista. Il problema è esattamente il titolo di questo incontro, perché che il mondo vada avanti è sicuro, però certo se ci mettiamo 25 anni,